Decidere cosa fare, attivare i nuovi reparti, sanificare, definire i percorsi, informare e istruire il personale. Tutto in una continua, frenetica corsa contro il tempo. La difficoltà più grossa con la quale mi sono dovuta confrontare è stata la velocità. Non si poteva e soprattutto non si doveva dimenticare nulla e non c'era tempo. L'emergenza Covid-19 al Sant'Anna, vista dagli occhi di Anna Michetti, responsabile della direzione assistenziale e delle professioni sanitarie e sociali della SST Lariana. Un mondo da riorganizzare in pochi giorni per far fronte alla trasformazione dell'ospedale, a partire dall'addestramento del personale, vestizione e svestizione, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, assistenza al paziente con insufficienza respiratoria, utilizzo dei caschi, passaggi fondamentali per garantire l'assistenza ed evitare il rischio di contagio. Riunioni una dietro l'altra, notti insonni. Mi capitava di svegliarmi ricordandomi di qualcosa che non bisognava tralasciare e mi segnavo tutto subito, dice Anna Michetti. Mi sembrava sempre di essere un passo indietro. Ora che finalmente si intravede uno spiraglio, Anna Michetti pensa agli aspetti psicologici. Le emozioni vissute hanno comportato un impatto emotivo molto importante, senza contare il timore di veder proiettata su di sé la malattia. Penso alla paura, alla famiglia, ai bambini, agli anziani, alle preoccupazioni nel tornare a casa, alla fatica nel mantenere le distanze. Se c'è un aspetto positivo di tutta questa esperienza, conclude Michetti, è la riconferma che da soli non si può fare nulla e che è fondamentale il lavoro con gli altri, la collaborazione, l'ascolto.